Ciao da Enrico Pisani, bentornato in questo video dove andiamo a vedere come ci si veste per andare a sciare. Come al solito faccio alcune premesse. Premessa numero 1: non sono un venditore di materiale sportivo per sci, sono una persona semplicemente che ama spulciare il web, ama leggere, ama informarsi, un vero e proprio nerd, anche per deformazione professionale perché ho un'azienda che si occupa di marketing con intelligenza artificiale, quindi sono tutto il giorno in internet e quindi mi leggo di tutto. Oltre a questo, applico e prendo le cose rispetto all'utilizzo che faccio io dello sci, ovvero un utilizzo che comprende sciate nell'arco di tutta la giornata. A me piace macinare chilometri, fare dalle 8 e mezza con pochissime pause fino a quando non chiudono gli impianti e quindi cacciare dentro 40, 50, 60 km in una giornata. Ti dico questo perché semplicemente la scelta dell'abbigliamento, la scelta dei materiali, la scelta di tutto quanto deve seguire questa filosofia, diciamo così, di sciturismo che ho. Tra l'altro, questa filosofia la voglio portare anche in questo canale, nel senso che se tu vai a vedere anche tutte le varie uscite che ho documentato, sono delle uscite che non vogliono parlare di tecnica, di quanto è importante carvare, eccetera, 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 ma voglio far vedere piuttosto i compressori, come si costituiscono, le piantine, dove parcheggiare, dove mangiare, insomma, le classiche cose che una persona che vuole andare a sciare deve conoscere. Prima di partire, prima di passare alle slide su cui faremo tutta una serie di ragionamenti davvero importanti che non si limiteranno soltanto a cosa comprare, in che modo metterlo, in che ordine metterlo, ti chiedo due cose molto semplici. Gratuite, assolutamente gratuite, a te non costano nulla. Qui sotto c'è un like, basta premerlo, metti un bel like perché è gratis e segui il canale, anche quella è una cosa gratuita. È sempre qua sotto. A me dai un'enorme mano nel fare queste cose. A te non costa assolutamente nulla. Quindi, fatte le dovute premesse del caso, direi di passare alle slide. Ok, eccoci qua nelle slide. Come ci si veste per andare a sciare? Dobbiamo fare alcune premesse. Allora, innanzitutto la premessa è: non basta coprirsi alla vecchia, cioè non basta metterti un cappellino, una maglietta, un maglione, una bella giacca e tuta come si faceva una volta, no? Una volta si compravano queste tute belle rinforzate, ci si metteva un bel maglione, un bel cappellino e si andava. E ora che ci penso in verità, questo probabilmente è uno dei motivi per cui a un certo punto mi sono stufato di sciare. Ho smesso completamente. Ho smesso completamente perché soffrivo il freddo, era troppo scomodo. Avevo troppo freddo, ma non era il freddo in verità. Il problema è che sbagliavo completamente modo e tecnica nel vestirmi. Ora, tutte le cose che vedrai oggi sono prese in prestito anche in parte dal mondo del trekking, dal mondo della montagna, anche perché le regole sono pressoché identiche, anche se sei sugli sci o sei in un'escursione in mezzo ai monti, le contromisure agli eventi atmosferici esterni, che siano neve, pioggia, freddo, sono esattamente le stesse. Ora, esistono diverse tipologie e le vedremo assieme. Esistono anche diversi assetti secondo cui tu puoi vestirti affinché nell'arco della giornata, se è stata programmata correttamente, ti permettano di sciare in comfort. O se fai un'escursione, di fare un'escursione in comfort. Quindi andiamo avanti. Andiamo avanti perché tutto parte, dal mio punto di vista, da una buona programmazione. Questo qua, ad esempio, è Meteoblu, uno dei pochi, pochissimi siti realmente tecnici, realmente, questa non è una sponsorizzata, ma te lo dico perché qua puoi ottenere informazioni davvero importanti. Non è il classico sito da clickbait dove la gente va lì, fanno i mega titoli per attirare le persone, poi sono poco precisi. In questo caso puoi andarti a vedere anche le mappe con il transito delle nuvole, puoi andarti a vedere quanto vento c'è. Il vento è una componente importantissima che poi vedremo, la temperatura percepita e tutta una serie di cose che ti servono tantissimo. Perché quando vai a sciare tu devi sapere nell'arco della giornata quanto freddo farà affinché ti possa attrezzare correttamente, o se è prevista pioggia, o se è prevista neve, o se sono previsti raffiche di vento. Sono tutte informazioni che tu devi sapere per l'arco della giornata in cui scierai. Questo perché? Perché devi sapere che ogni 100 metri di altitudine la temperatura si abbassa di circa 0,8 gradi.
Ok, quindi faccio un esempio. Io voglio partire da Canazei, un giro che ho fatto anche l'anno scorso, tra l'altro, passando da Col de Rossi, passando da Arabba e via, andare su Punta Rocca, che è il punto sciistico più alto delle Dolomiti. Ok, quindi Canazei, che è 1465, io vedo che ci sono 4 gradi. Facendo questo calcolo, sapendo che più o meno ogni 1000 metri di dislivello ci sono 8 gradi in meno, io posso tranquillamente prevedere che a Col de Rossi ci sarà meno 3 e a Punta Rocca, che è a 3342, la seconda punta, se non erro, più alta della Marmolada, ci saranno meno 10 gradi. Cosa devo fare? Voglio fare questo giro. So già che io dovrò attrezzarmi affinché io sia confortevole tra i 0 e i meno 10 gradi. Questo perché? Perché Punta Rocca arrivo su, certo, in cima, in vetta ci rimango poco, poi sono in movimento, posso anche non necessariamente vestirmi da meno 10, posso tranquillamente gestirmi da 0 a 5, però devo calcolare anche, come vedi qua sotto, il wind chill, che è un'altra componentistica che può modificare notevolmente la temperatura percepita. Ci sono delle tabelle, e la vedi qua, rispetto, come vedi, la temperatura e i chilometri all'ora di vento che corrono. Ad esempio, se ci sono 0 gradi, come vedi qua, e c'è un vento che soffia a 20 km all'ora, ecco che la temperatura percepita rispetto agli 0 sarà meno 5. Quindi tu devi sapere esattamente che se hai un abbigliamento in grado di eliminare questa componente, questi 0,5 non saranno un fattore negativo. Se hai un abbigliamento che non tiene il vento, ad esempio, che è un problema molto grande, questi 0,5 saranno un fattore determinante per il tuo non comfort nella sciata. Obiettivo numero uno, quindi, non è proteggerti da fuori dal caldo vestendoti tanto come si pensa, ma l'obiettivo numero uno principale è restare asciutto internamente e avere tutta una serie di elementi da vestire che prendono l'umidità del corpo e la sparano fuori, la buttano fuori. Questa è la prima regola per essere confortevoli anche in condizioni climatiche non favorevoli. Seconda regola è mantenere l'aria calda asciutta vicino al corpo. Esempio, uno degli errori principali per essere bagnati è andare a fare attività outdoor, trekking o sci con una maglietta di cotone. Il cotone è da evitare al 100%. Perché? Perché non ha la capacità di prendere l'umidità, buttarla fuori, e soprattutto non ha la capacità di asciugarsi velocemente. Quindi il cotone è assolutamente da bandire a tutti i livelli. Teniamo poi conto di un altro elemento, il fatto che la dispersione del calore dipende tantissimo dal torace e dalla testa. Quindi sono due parti del corpo che vanno protette in modo particolare. Non significa che le altre parti vadano tralasciate, significa che queste due parti hanno bisogno di attenzioni particolari. Andiamo per ordine, quindi noi dobbiamo buttare fuori tutta l'umidità rimanendo asciutti e trattenere il calore. Questo lo facciamo con una regola che è quella dei tre strati. Nello sci generalmente sono sufficienti tre strati. È ovvio che se vai sull'Everest gli strati possono diventare anche di più, anche perché iniziando ad abbattersi la temperatura al di sotto dei 20-30 gradi cambiano le dinamiche. In linea di massima, se vai a sciare, i tre strati sono assolutamente più che sufficienti e assolutamente performanti. Quindi cosa sono questi tre strati? Primo strato, secondo strato e guscio esterno. Il primo strato deve essere indossato sulla pelle, quindi deve disperdere il sudore e tenerti caldo e asciutto. Fondamentalmente questo deve essere quanto più distante dall'avere la magliettina di cotone sul corpo, ma te l'ho già detto. Il secondo strato invece è un ruolo principale, perché deve continuare a traspirare fuori, ma nello stesso momento trattenere l'aria calda all'interno. Quindi deve essere molto traspirante, non deve essere impermeabile, e il vapore acqueo del corpo deve comunque uscire anche attraverso questo secondo strato. Il terzo strato invece è impermeabile per l'esterno, quindi deve proteggere da vento, neve e acqua. Attenzione, non necessariamente dal freddo, anche perché i terzi strati non sono generalmente farciti, come si suol dire, e nello stesso momento deve avere una membrana altamente tecnologica che dall'esterno scherma, ma dall'interno continua a fare traspirare le cose. Per questo si chiamano membrane. Quindi, andando nello specifico, ho voluto catalogare tutta una serie di tessuti o materiali che permettono di affrontare tranquillamente condizioni standard o condizioni particolarmente fredde. Da un lato, come primissimo strato, va benissimo lana merinos, è un tessuto clamoroso.
tessuto in grado di traspirare molto bene, che si asciuga velocemente. Eventualmente, per situazioni più fredde, tranquillamente ci sono le termiche, quindi l'intimo termico, che può aiutare in modo notevole. Altra cosa, come secondo strato può andare bene un pile ritengo che sia necessario vicino ai 300, 250-300 di grammatura, oppure un piumino che sia in grado comunque di traspirare. Se infatti tu vai a vedere ogni pile ha indicata la grammatura, oppure esistono delle giacche ad esempio come questa, ok, che sono delle giacche leggere appositamente per lo sci, che all'interno hanno una struttura in pile, in questo caso è un 280 grammi, quindi è un bel pile, bello potente. Altro discorso, come soft shell esterno, quindi protezione dall'esterno degli agenti atmosferici, semplice, o addirittura esistono dei soft shell imbottiti, che magari sono dei soft shell bridge, che possono andare bene sia per sciare che magari se vuoi fare delle escursioni in ghiacciaio o vuoi fare quote molto alte. Per le gambe è sufficiente avere due strati, quindi uno strato interno termico e lo strato esterno che è quello del shell, anche in questo caso. Per la testa, che è importantissima, come abbiamo visto prima, il casco potrebbe essere sufficiente. Io in verità mi prendo un cappellino che mi tengo sempre in tasca di lana Merinos, eventualmente per creare un secondo strato qualora il casco non fosse sufficiente, tenendo conto poi che il casco, volendo, ha le aperture e le chiusure. Ovviamente la maschera, su cui ho fatto un altro video che trovi qua sopra o comunque nei link qui sotto, e uno scaldacollo. Io in verità ne ho due, uno in lana Merinos per situazioni normali, uno in pile se fa molto freddo, in quel caso lo puoi tirare anche fin su e quindi ti protegge anche la faccia. Per i piedi, gli scarponi fanno il loro lavoro, in verità gli scarponi fanno passare freddo e quindi è importante dotarsi di calze estremamente tecniche. A me queste davvero hanno cambiato la vita, anche perché soffro in situazioni normali di freddo ai piedi, e quindi delle calze tecniche anche con i vari rinforzi sulla tibia che permettono di evitare di maciullarti gli stinchi nell'arco della giornata sono davvero utili. Quindi scrivimi qui sotto se hai altri consigli o cose in più che ho dimenticato, perché questo è quello che applico io normalmente. Con questo è tutto, non escludo che usciranno altri video sui vari elementi che abbiamo visto assieme. Se vuoi qualcosa di specifico, ti piacerebbe analizzare qualcos'altro, scrivilo qui sotto nei commenti. Non dimenticarti di lasciare un like e seguire il canale. Da Enrico Pisani, ciao!